Ciao amici, oggi parliamo di un tema molto delicato, l'attacco di cuore, l'evento cardiovascolare che colpisce 120.000 persone ogni anno. Ci credo, ogni volta che una squadra perde è un colpo al cuore per i tifosi. Tu scherzi, ma i tifosi accaniti sono ad alto rischio infarto, ne parlo proprio in questo video. Calcio a parte, il fattore tempestività è determinante quando si parla di infarto, ma sapete che esistono 7 segni premonitori per capire che si è a rischio infarto? Mi spiace, ma non credo ai segni e all'oroscopo, non possono predire queste cose. L'oroscopo non predice nulla, lo spiego anche nel mio nuovo libro, link in descrizione. E poi i segni zodiacali qui non c'entrano, parlo di segni che il corpo manifesta un mese prima e che possono salvare la vita. Vediamo allora insieme i 7 segni premonitori dell'infarto. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Sudorazione eccessiva. Sudare troppo e senza un motivo apparente è il primo campanello d'allarme. La sudorazione può essere dovuta anche ad altre cause, come menopausa, cancro o disfunzioni tiroidee. Bene rivolgersi a un medico prima di entrare nel panico facendosi l'autodiagnosi. 2. Tachicardia. Se il cuore accelera senza un motivo e i battiti veloci persistono, meglio verificare. 3. Difficoltà a respirare. Fatica nel fare respiri lunghi e profondi? Allora è il caso di andare dal medico. La difficoltà a respirare o dispnea può manifestarsi fino a 6 mesi prima. Non ignorare questo importante segnale può davvero salvare la vita. 4. Nausea. L'attacco di cuore può essere preceduto da nausea, sia stomaco pieno che vuoto. 5. Insonnia accompagnata da senso di spossatezza. Insonnia e fiacca possono sembrare due manifestazioni agli antipodi, ma sono entrambe sintomi di tessuti poco ossigenati e di un cuore che sta soffrendo. 6. Calvizie. La perdita di capelli copiosa e improvvisa può presagire problemi di cuore. Ma niente panico, deve essere davvero un fenomeno anomalo ed evidente. Amici, se vi interessa questo argomento, ho preparato apposta per voi una risorsa gratuita da scaricare sul mio sito. Trovate il link in descrizione qui sotto o nella scheda cliccabile dalla piccola i qui in alto a destra. 7. Mal di testa e sangue dal naso. L'aumento della pressione arteriosa può causare mal di testa e epistassi. 8. Tifo sfegatato. Il tifo sfegatato non è esattamente un segno premonitore dell'infarto, ma secondo uno studio i tifosi accaniti sarebbero ad alto rischio infarto e tutta per colpa di un ormone, il cortisolo, detto anche ormone dello stress, che nei tifosi sale alle stelle durante le partite e aumenta la pressione arteriosa. Lo ha dimostrato uno studio dell'Università di Oxford sui tifosi ai mondiali del 2014. Ma stai dicendo che oltre a non mangiare schifezze non posso nemmeno tifare? Puoi tifare, ma il tifo accanito crea rischi per chi ha già problemi di cuore. In generale, comunque, bisogna prendere i risultati negativi con sportività, altrimenti dov'è il bello della gara? Deve farci stare bene e non farci ammalare. Bene amici, oggi avete visto come tenere d'occhio i primi sintomi di un attacco di cuore. Per vedere tanti altri video sulla salute è facile, iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate. Per sostenere il mio progetto di salute naturale cliccate su abbonati al canale. La salute è importante anche per i vostri amici, condividete questo video, può essere utile. Vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di Simona Vignali.